Eccoci qui con un nuovo video, ragazzi. Oggi guardiamo la seconda emissione per quanto riguarda i dollari commemorativi della Grecia. Oggi abbiamo la seconda uscita. Il tema della moneta è il 150° anniversario della nascita di Konstantin Kalateodori, che era un matematico greco, e devo dire che anche questa moneta, come quella di Maria Callas, ha una finitura veramente eccezionale per essere una moneta in fior di conio. La moneta che stiamo guardando, vi ricordo che arriva dagli rotolini in fior di conio, non ha mai circolato, però la finitura è veramente stupenda, pazzesca, devo dire. La Grecia quest'anno ha fatto veramente un ottimo lavoro, cioè la zecca greca ha fatto veramente un ottimo lavoro. Per quanto riguarda il tema, come vedete, abbiamo il 150° anniversario della nascita di Konstantin Kalateodori. Abbiamo nel centro della moneta proprio il ritratto del matematico in questa posizione qui, e qui abbiamo una formula matematica in questa posizione. Devo dire che la moneta è veramente molto carina. Qui abbiamo Konstantin Kalateodori 1873-1950, la scritta ad arco sul bordo del nucleo interno. Poi abbiamo l'Anthemion, che è il segno della zecca greca, questo fiore stilizzato in questa posizione qui, Conio 2023 subito sotto, e in fondo avete Repubblica Ellenica, dove la Grecia identifica le proprie monete. E come vi ho detto, finitura eccezionale. 12 stelle a 5 punte, devo dire grandi, anche qui, come quella che abbiamo visto, come la moneta di Maria Callas. Guardiamo il valore facciale, il valore nominale insieme. Moneta con una tiratura abbastanza alta, perché anche qui abbiamo una tiratura simile a quella di Maria Callas. Poi vi do tutti i dettagli. Guardate il valore facciale, il valore nominale, guardate come brilla la moneta. Ripeto ancora, la moneta per la circolazione, questa qua che arriva dagli rotolini. Finitura eccezionale. E come vi ho detto, non ci sono fi i filtri per quando faccio i video, perché vi faccio vedere monete proprio come sono. Per quanto riguarda il bordo, sul bordo proprio. È un bordo zigrinato, ma troviamo sempre la scritta Repubblica Ellenica, che si vede molto poco, lo so. Invece, per quanto riguarda le tirature, facciamo attenzione: abbiamo 750.000 pezzi come tiratura, di cui circolanti, cioè negli rotolini, ci sono 745.000 pezzi, sono di più di quella di Maria Callas. Abbiamo nel coin card in fior di conio 3.000 pezzi. E il restante in cofanetto fondo specchio sono solo 1.500 pezzi. Fate attenzione, perché fa le monete in fondo specchio. Ripeto ancora, ci sono solo 1.500 pezzi in fondo specchio, e sono veramente pochissime. Fate attenzione. Il prezzo della moneta in fior di conio in questo momento qua in Italia si aggira tra i 3,50 e i 4,50 euro. Per quanto riguarda la finitura, non c'è niente da dire, quest'anno, ripeto ancora, la zecca greca ha fatto veramente un ottimo lavoro. Bene, per oggi è tutto. Ditemi se avete già questa moneta, se l'avete già presa o avete già acquistato il cofanetto fondo specchio, perché so che qualcuno che ci segue fa le monete in fondo specchio. Volevo qualche commento. E niente, io per oggi ho finito, vi ringrazio, vi saluto, e noi ci aggiorniamo nel prossimo video. Ciao e grazie a tutti.